Ciao Spire, ho trovato questa arena di allenamento per gladiatori che è perfetta anche per fare skateboard. Ti va di provarci? Non ce la farai mai a catturare tutte e 15 le lucertole che ci sono qui. Se vuoi dei consigli, torna dal maestro. C'è qualche problema. Se premi salto alla fine di una rampa, potrai arrivare più in alto e più lontano. Hai già catturato tutte le lucertole? Se sei in difficoltà, usa il tuo soffio fiammeggiante mentre sei sullo skateboard. Salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Osta e benvenuti in questa nuova recensione. Dopo aver sentito tutto il discorso di Hunter il Ghepardo, ora vi insegnerò come usare lo skateboard, capite? Voi dovete sapere che per la prima volta il nostro Spyro, il nostro draghetto viola, deve andare sullo skateboard. Questa è un'arena di allenamento per gladiatori, ma è perfetta per andare sullo skateboard. Noi dobbiamo cercare di catturare le 15 lucertole. Queste sono lucertole scarlatte che si vedevano in Spyro 2 quando eravamo a Barlume e quando si colpivano alle spiagge del drago. Dobbiamo catturare le 15 lucertole. Se lo facciamo, vinceremo un uovo di drago, davvero. Non sto scherzando. E poi non dimenticate che ci sono tante rampe qui. Ricordatevi che io non so fare skateboard. Ho paura di cascare e di farmi male. Ma per andare sullo skateboard ci vuole un casco, le ginocchiere. Andare sullo skateboard mi fa ricordare un film d'animazione della Kinder e Ferrero. Gli scatenini e le dune dorate. Bravo Hunter, hai trovato questo uovo nella tana di una lucertola con la draghetta Emily. E ora dobbiamo sapere cosa succede adesso. Se riesci a prendere tutte le lucertole senza mai cadere e prima che il tempo scada, potrai riuscire a rimediarti un altro uovo. Non sarà facile però. Vai e prendile, Spy. Avete sentito ragazzi? Ora sullo skateboard c'è una sfida super difficile che non riusciremo mai a completare. Si fa di nuovo questa cosa di catturare le lucertole scarlatte, ma se riusciremo a prenderle tutte e 15 senza mai cadere e prima dello scadere del tempo, vinceremo un altro uovo. Non sarà facile. Compito impossibile, ma ci proveremo. Ve l'ho detto. E poi, come ho detto, voglio sempre recensire video con gli incarichi facili da svolgere. Non posso recensire video con gli incarichi difficili. Ricordatevi che andare sullo skateboard è un passatempo divertente e poi anche uno sport. Quando scade il tempo non ce la fai. Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi. Andiamo a prendere l'ultima lucertola scarlatta, senza mai cadere. Ci siamo riusciti! C'era un altro uovo. Wow, hai trovato un altro uovo nella tana della lucertola. Bravo Ante. Questa draghetta si chiama Daisy. Io vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Concludo questo video con l'ultimo discorso di Ante, visto che lui è uno skater. Vi spiegherà come guadagnare il punto d'abilità di Villa Solare. Se vuoi, ora puoi provare a battere il record della pista. Il cronometro partirà quando sali sullo skateboard. Totalizza quanti più punti possibile nel tempo a disposizione e senza cadere. Buona fortuna!